Siamo qui per inaugurare questi spazi che Reggio Children, con l'aiuto di Enel Cuore, ha realizzato in questa bellissima scuola del quartiere Corvetto. Mi sembra che gli interventi siano stati molto efficaci e quindi noi siamo contenti di averli aiutati. Il progetto Fare Scuola nasce per un obiettivo, quello di evitare l'allontanamento scolastico, di far sì che i bambini vadano non solo a scuola ma si trovino bene nelle loro scuole. Noi sappiamo che non è così vero in tutta Italia, sappiamo che ci sono anche zone molto disagiate, per cui ci siamo rivolti a Reggio Children, che è un'autorità al mondo in materia di educazione dell'infanzia. La scuola che noi ipotizziamo, quella per cui lavoriamo e tifiamo, è una scuola che è un'opportunità non solo per migliorare le conoscenze ma anche la qualità di vita attraverso l'educazione dei bambini. Questa scuola rischiava di essere ghettizzata, poggiava la ghettizzazione sul fatto che fosse frequentata prevalentemente da bambini stranieri e da bambini rom. La conseguenza della sua ghettizzazione sarebbe stata poi l'estinzione. Noi siamo forse l'unica scuola che ha un progetto per i bambini autistici, punto di riferimento per bambini provenienti da tutto il milanese ma anche dalla provincia. Finiva per essere la scuola degli stranieri, dei rom e degli handicappati. E la cosa ci ha fatto soffrire molto, al punto tale che abbiamo preteso una svolta che sta incominciando a dare i suoi frutti. Il bello è un diritto e non si è mai capito perché la scuola deve essere l'unico luogo escluso da questo diritto al bello. Tutto parte da quando siamo piccoli, dall'educazione che riceviamo e da quello che riusciamo a pensare di noi proiettati verso il futuro. Quindi se non si parte dai bambini è difficile costruire poi un futuro di adulti consapevoli e un futuro migliore.